che l'eccezionalità la fa diventare il soggetto che la riceve. Ognuno di noi potrebbe aver avuto quel tipo di momento, solo che come uno reagisce e lo affronta è una persona normale oppure una persona eccezionale. Ecco, il primo di questi momenti è questo. Pensate, semi analfabeta, perché c'è solo un parroco che va ogni tanto a Pielungo a dire una messa, che gli insegna a scrivere il suo nome e cognome. Quindi è semi analfabeta, arrivando di una della seconda più bella città dell'impero dopo Vienna, e questo cosa fa invece di andare nelle osterie, nelle cose? Va a scuola, perché capisce che o accresce la sua cultura o se no non può andare avanti. Questa è la prima grande cosa. Bene, allora cosa succede? Che va avanti, va a scuola, a un certo punto non ha più i soldi per pagare l'istruttore. L'istruttore però ha capito anche lui che è una persona importante, dice: no, guarda, mi pagherai quando hai i soldi, io continuo a insegnarti. Pertanto va avanti, non torna a casa più lungo alla fine della stagione e continua. A un certo punto cosa succede? Che viene a sapere che dai suoi padroni, che sono due fratelli di Chiusaforte, fratelli Martina, hanno un problema in un cantiere. Lui va a vedere questo problema che c'era, tecnico, torna dal padrone e dice: guarda, io sono in condizione di sistemarti quel problema. Padrone da padrone gli dice: quanto vuoi? Non voglio soldi, mi passi il muratore. Quindi nel giro di un anno e mezzo, due anni, la cosa avviene e diventa muratore, quindi è una cosa molto importante. Come muratore lavora, comincia a lavorare a Trieste, Postumia, e arriva un fatto molto importante, molto grave. L'Austria, siamo ancora sotto l'Austria, lo chiama alle armi. Andare alle armi allora voleva dire 7 anni di servizio militare in Galizia, che era una regione sperduta nella Cecoslovacchia. E cosa fa? La mamma prende in mano la decisione e dice: no, questi 7 anni rovinerebbero la vita di mio figlio. E quindi prende e ignora tutti i beni che ha, dalle bestie alle stalle a tutto quanto, e paga un'altra persona perché vada al posto del figlio. Oh, non era un imboscamento, era una pratica lecita per l'epoca. Veniva pagato e andava un altro. Giacomo, nel giro di un anno e mezzo, molto grato naturalmente alla madre, spignola tutti questi beni e torna e va avanti con la sua professione. E continua la sua ascesa, continua a fare il muratore, lavori a Zagabria, in Ungheria, eccetera, tutti i lavori legati alle ferrovie. Ecco, a questo punto trova una signorina, una signora, e ha la sua prima famiglia, il primo matrimonio. La signora si chiama Caterina Ratz, è una signora cecoslovacca, la sposa il 30 novembre del 61 a Zagabria. Allora qui vi faccio un piccolo accenno della prima famiglia del conte. C'è questa famiglia, nasce il primo figlio maschio, Angelo. Angelo, nei 9 figli del conte, avrà una parte molto importante. Il conte non avrà un buon rapporto con i figli maschi, ma con lui sì, diventerà ingegnere idraulico, sarà lui che farà i progetti al padre, sarà molto vicino al padre e lo seguirà abbastanza, e avrà anche un altro sviluppo che vi racconterò in seguito. Altra, dopo nasce la figlia, Cecconi Rosa Caterina, con il marito Ludovico Brunetti, hanno 5 figli, il Brunetti è già che lavora col conte in questi lavori. Quindi vanno avanti e continuano tutti questi fin quando succede una cosa molto grave, che muore la moglie. Siamo nel 1805, muore la moglie Caterina, che avete visto. Allora non ci sono foto perché siamo all'inizio della carriera del conte e quindi no, non c'è ancora questa possibilità. Il conte, una volta famoso, invece avrà un fotografo al suo seguito che ci lascerà molte testimonianze, come potrete vedere. Allora a questo punto lui prende il coraggio e si mette come impresario, parte impresario. Naturalmente fa una cosa, è un uomo di grande personalità, veramente un trascinatore, e si porta in questa nuova collocazione tutti gli operai di Pielungo, i più bravi, che lo seguono ben volentieri in questa avventura. Allora, lui
cominciato con questo lavoro a essere abbastanza famoso, cioè ha cominciato ad aumentare il tipo di appalti che prendeva, e viene e conosce un'altra signora, lui è vedovo, ha già due figli, e conosce quella che sarà forse la donna più importante della sua vita, Vittoria Vuk, che è una croata. Si sposa a Praga il 25 novembre del 67. Da questa signora lui avrà cinque figli. Vittorio, che lo vedete qui, ecco, vi dicevo prima dei rapporti molto pesanti. Pensate che Vittorio va in contrasto col padre, perché il fratello dopo di Vittorio, che è questo signore qua, Cecconi Umberto, nella sua vita da adulto sarà dragone dell'esercito austriaco, farà la bella epoca, carte, gioco e donne, fin quando accumulerà debiti, il conte interverrà una volta, poi non vorrà più intervenire. Il ragazzo, travolto dai debiti, si suicida nel periodo che la famiglia è a Gorizia. E a Gorizia sono molto importanti, perché il figlio Vittorio, quello che avete visto prima, ha sposato la contessa di Manzano, pertanto si sono imparentati coi nobili, e loro giù a Gorizia dettano la moda. Se voi vedete, ecco, questo è un album di moda che si trova nei musei civici di Gorizia, loro sono fotografati e sono la moda segue le loro abitudini. Vittorio non perdonerà mai al padre di non essere intervenuto a salvare il fratello. E pensate, da anziano gli piacerà talmente tanto la corona inglese che quando morirà lascerà tutto alla corona inglese. Quindi personaggi molto così, un po' particolari. Allora, da questa famiglia, ecco, vedete, vi dicevo, guardate all'epoca, le biciclette proprio di quell'epoca lì, i vestiti particolari. Questa è in un album di alta moda che si trova al museo di Trieste. Ecco, questi sono loro, vanno avanti per un po' di tempo, poi cosa succede? Che Cecconi in famiglia è un personaggio molto duro, che non dà sconti. Così la moglie, la Giovanna Vu, va in depressione e si suicida. Quindi due drammi totali nella famiglia del Cecconi, sia la moglie importante, e sia il figlio. Qui avviene un'altra cosa che è abbastanza... Lui va avanti naturalmente con un sacco di lavori, con l'Isarco, al Brennero, costruisce le quattro stazioni in Cecoslovacchia, lavori sempre più grandi e importanti, perché l'impresa si allarga sempre più. Intanto lui ha 4 e 2, 6 figli. A un certo punto lui frequenta la corte, sì, non frequenta la corte in salotti, quando la corte si riunisce per parlare di lavori pubblici e di cose di questo genere. E a corte gli fanno presente una istitutrice, una certa Gertrude Maria Dittmar, un inglese. Lui la prende, la porta a casa, dopo un po' con sollecitazioni di nobili di corte la sposa. Ma una volta sposata, lei è incinta, aspetta una bambina, lui pensa che quella figlia non sia sua figlia, e inizia il tentativo di divorzio. Però c'è l'inghippo di corte che fa di tutto per non fargli avere questo divorzio, e qui sarà veramente molto 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 importante la cosa, perché sarà alla fine di questa vicenda sarà il momento che Cecconi torna in maniera stabile in Friuli, in Val d'Arzino. Perché? Perché si affiderà al tribunale, il tribunale non gli darà ragione perché si sono messi sotto alcuni notabili, e lui, disgustato, prende e torna in Italia, rinuncia alla cittadinanza austriaca e torna e viene in Friuli. Nel frattempo lui non ha dimenticato il suo paese, soprattutto il Friuli, e cosa fa? Prende alcuni appalti di lavori in Italia, in Friuli, e quindi mette a posto il molo di Trieste, il molo 4, è un grande lavoro, lo sistema e lo fa. E un'altra cosa, vi ho detto all'inizio, Pielungo è senza vie di comunicazione, lui cosa fa? Prende e presenta un progetto
al governo per fare una strada di carrabile per Pielungo. Allora, come presenta questo progetto? Ecco, dal matrimonio con la Digma nasce una figlia, Alice, è quella che vedete. Allora, lui non la riconosce, però gli fa la dote quando è grande. Quindi, in una sorta così di ripensamento, fa la dote a questa ragazza, che però non riconoscerà mai come figlia sua. Lui presenta il primo progetto della strada Regina Margherita. Intanto in Austria, vi dicevo che l'Austria spinge per portare la ferrovia al mare, bisogna fare una galleria di 11 metri, la galleria dell'Alber. Questa galleria è uno dei pochi lavori in Europa di quel tipo, quindi non si conosce la qualità della roccia, non si conosce che difficoltà si possono trovare, magari l'acqua filtrante, eccetera. Vengono richiesti di presentare il lavoro, un progetto. Cecconi presenta il suo progetto, lo chiamano. Allora bisognava fare gli espropri, faceva tutto la ditta che doveva fare. E cosa fa? Lo chiamano e gli dicono: sì, il suo progetto ci va bene, firmi qui. Lui legge quanto gli danno da firmare e si accorge che c'è una clausola capestro. C'è ogni giorno di ritardo 800 fiorini, che è una cifra enorme di penale. Lui si prende qualche giorno di pensamento, poi torna e qui siamo di nuovo con quelle occasioni che vi dico. Qualcuno avrebbe detto: no, guarda, non è il caso perché sarei rovinato. Lui no, dice: bene, d'accordo, però voi mi date a una condizione, mi date gli stessi soldi per tutti i giorni di anticipo che io vi consegno i lavori. Questi non gli ridono in faccia per educazione, ma sono subito d'accordo e firmano. E quindi partono i lavori dell'Alberg. Questo è il progettista dell'Alberg, questo è il portale dell'Alberg. Allora, vi do solo qualche dato. Nell'Alberg Cecconi utilizza 16.000 operai. Voi pensate, la città di Spilimbergo ha 12.000 persone, tra vecchi, donne, bambini, eccetera. Lui ne ha 11.000 alle sue dipendenze e 5.000 che sono in dotto. Lui finisce i lavori 8 mesi prima. A lui gli vengono riconosciuti 300.000 fiorini, che è una cifra talmente enorme che la leggenda dice che ci sono voluti 8 carrelli ferroviari per portare via tutti quei soldi. È leggenda. Questo è il momento clou che lo fa diventare miliardario. Non solo. La cosa è talmente importante che il Francesco Giuseppe lo nomina nobile di Monte Cecconi, è il monte che è fuori di Pielungo, è il suo Pielungo. Qui vedete il portale, qui vedete una parte dei cantieri. Ah, c'era un'altra cosa, e qui vedete uno dei ponti per arrivare alla galleria. Quindi il lavoro non era solo la galleria, era da fare questo tipo di ponti per far arrivare il treno alla galleria. Quindi vi dà l'idea della dimensione dell'insieme. Ecco, questo è il ponte finito, che è solo per arrivare alla galleria. Allora, Cecconi, tra le altre cose, per guadagnare quei mesi di tempo, aveva studiato alcune cose con il suo ingegno. Una era questa: quando si fa una galleria, viene fuori un buco informe, non è la galleria rotonda, perché si fanno saltare le rocce con le mine. Quindi bisogna armare tutto quanto per avere quel rotondo che vediamo anche nelle gallerie. E lui ha studiato questo sistema che abbreviava i tempi di armatura e di getto del rotondo di tantissimi giorni. Oltre a questo, ha un'altra cosa: quando facevano saltare le mine sulle rocce, un altro lavoro importantissimo era quello di caricare il materiale sui carrelli da portare fuori, che bisognava farlo a mano. Lui aveva studiato questo tipo di carrello, in cui veniva posto sotto la roccia che doveva saltare, tre quarti, una volta che scoppiava, tre quarti del materiale saltava direttamente sul carrello, quindi si guadagnava tantissimo tempo. Questa è la visita del principe Ferdinando ai cantieri. Poi ci sarà anche la visita di Francesco Giuseppe,
arriverà, non abbiamo la foto, che arriva ai cantieri. Il 19 novembre 1880 il collegamento, perché la galleria veniva fatta da due parti, veniva, si aveva il congiungimento delle due parti della galleria. Bene, questo, terminato questo lavoro, visto che tutte le vicende familiari non andavano a buon fine, che non gli davano il divorzio dalla donna, lui si trasferisce in Italia. Naturalmente in Italia si rivolge alla Sacra Rota, la Sacra Rota annullerà il matrimonio, il terzo matrimonio dei Cecconi, grazie naturalmente a una barcata di soldi e anche al fatto che Cecconi aveva sposato la Dittmar con rito anglicano, pertanto gli hanno concesso l'annullamento e lui torna libero. Lui arriva, torna, allora viene in Friuli, rinuncia, come vi ho detto, la cittadinanza austriaca, e questo crea un fatto che si sono accorti solo alla fine, alla morte dei Cecconi, che lui praticamente resta un apolide, perché nel frattempo il Friuli è diventato italiano. Però quando tu sei italiano non è che automaticamente diventavi, dovevi fare un giuramento e dovevi accettare di diventare cittadino del nuovo Stato. Cecconi non farà mai questo tipo di... pertanto resterà un apolide. Se ne accorgerà il Tribunale di Pordenone quando gli eredi si scanneranno per l'eredità e il Tribunale dirà: io non posso decidere su questo cittadino perché non è un cittadino italiano, per dire. Quindi all'inizio è austriaco e dopo muore da apolide. E qui fa una cosa il Cecconi, ecco, questo è il portale, dopo tanti anni il tunnel dell'albero viene disfatto, salvano il sopra dell'entrata della galleria e la interrano come reperto storico. Se voi andate nel paese, trovate ancora il portale incastonato nella collina. Questo è Francesco Giuseppe e la principessa Sissi, che gli danno il titolo di nobile di Monte Cecconi. Questa, per farvi idea, sono i cantieri che nell'arco di tutta l'epopea Cecconi ha lavorato. Quindi vedete, tutta la Mitteleuropa, quindi Cecoslovacchia, Austria, Slovenia, naturalmente tutta quella parte lì. Questo che vi dicevo è il porto di Barcola. Questi sono tutti foto, atti e disegni lasciati da Cecconi. Bene, allora torna in Italia, cosa fa? Ha progettato la strada che collega, non Anduin, che collega il fondo della Val d'Arzino con Pielugo, fa la domanda allo Stato italiano. Lo Stato italiano, se a queste strade veniva riconosciuta l'importanza, dava un contributo. Pertanto gli concede al Cecconi un contributo di 150.000 lire. La strada verrà a costare 500.000 lire. Ed è una strada, voi la vedete qui adesso, che taglia la montagna proprio in maniera terribile, perché veramente taglia la roccia. Vedete quel serpente che è giù in parte, è proprio il percorso. Sotto, nella parte sotto, c'è l'orrido dell'Arzino, che sono strapiombi di 50-60 metri. Quindi una cosa terribile. Cecconi naturalmente fa una strada per le carrozze a cavallo, quindi sono 3 metri, col passaggio con la sosta per i cavalli. Ci saranno anche qui 5 ponti nel tragitto, ne vedete uno qua, quindi opere veramente maiuscole. Eccola, qui la vedete, qui c'è già il primo album della strada Regina Margherita, vedete lo strapiombo dell'Arzino, qui all'inizio vedete che c'è un operaio piccolo e qui vedete proprio il percorso, vedete che ci sono dei pendii molto ghiaiosi e roccia pura. Pensate, in 2 anni Cecconi costruisce la strada e non avrà nessun morto, che è una cosa veramente impressionante, perché come vi dicevo si usano la dinamite e pertanto è pericolosissimo da facendo. Ecco, qui è un altro ponte che vedete sulla parte finale e c'è l'uomo, naturalmente tutto a carretto, cavallo si portava il materiale. Ecco, questo è l'arrivo, alla fine qui siamo in territorio di Forgari, è alla fine della Val d'Arzino,
del comune di Vito D'Asio, e lui allarga e apre al, per esempio, al mondo l'Alta Val d'Arzino, perché da quel momento in poi l'Alta Val d'Arzino verrà scoperta e anche utilizzata da tutti. Ecco, ecco ancora una visione, una delle foto, vedete ci sono i paracarri in pietra perché c'è lo strapiombo e lì c'è la strada. Questo è uno dei ponti per arrivare a Pielungo. Ecco, quello che vorrei farvi notare è la dimensione di questi ponti. Lui, i progetti di questi ponti, lui li ha presi dai lavori che ha fatto nelle ferrovie e li ha portati e li ha realizzati qua. Naturalmente tutto non è stato ancora inventato il cemento con la calce, e quindi calce e pietre. Entra in casa sua in qualità di istitutrice, perché ormai i figli sono abbastanza numerosi, Giuseppina Novak, una slovena. E anche qui un piccolo accenno alla quarta famiglia del conte. Giuseppina Novak, che è una ragazza molto avvenente, lui ha già un po' di anni, una settantina. Ecco qui, il quarto è la sposa, ma la sposa, che è carina questa cosa qui, quando ha già avuto due figli da lei, ha avuto figlio Mario. Ecco, il figlio Mario diventerà uno dei più grandi scultori italiani, solo che lui lavorerà soprattutto durante il fascismo. Pertanto, quando finirà il ventennio, verrà dimenticato. Lo riapprezzeranno nel 1994 e le sue opere sono al Museo Rivoltella di Trieste. È un personaggio molto estroverso e molto molto bello. Poi ha Giuseppina Maria Novak, la seconda figlia. Quando ha queste due figlie, è bellissima la scena, dicono, la Novak si chiude in una delle torri del castello e vuole gettarsi giù perché ha molta vergogna. Sapete, la morale a quel tempo era abbastanza pesante. E lui si stufa, ormai, vi dico, è anziano, chiama un servo, fa buttare giù la porta della torre, la prende, la carica sul calesse, la porta da Luis, quindi 12 km più giù, e la sposa. E conclude questa cosa un po' sui generis. E dopo arriva la terza figlia, dopo che sono sposati, questa è una delle più belle foto che ha lasciato Cecconi, che è Magda, e Magdalena, che la chiama Magda. E questa è la quarta famiglia del conte. In tutto sono 11 figli, di cui uno muore abbastanza giovane. Questa è ancora una figlia, ecco, questa è la famiglia del conte, vedete Mario, Maddalena e Maria. E questa è la nuova, anche lui, già abbastanza anziani. Quindi rinuncia alla cittadinanza, arriva e si sposa. Il 13 novembre 1890 lo nominano, con un regio decreto viene nominato sindaco di Vito D'Asio. Allora guardate qui, sono sopra il castello, dopo vi parlerò del castello, guardate la dimensione delle bambole che hanno le due bambine piccole, sono sopra, anche la terrazza del castello è tutta piastrellata ed è veramente un qualcosa che fa bene agli occhi. Questo, ecco, questo è Mario Cecconi, che, come vi dicevo, parte con la pittura e poi si porta alla scultura. Queste sono alcune delle sculture di Mario. Questo è il ritratto del padre, questo è il duce, questo è Mario nel suo studio, sul castello, questa è mia madre, un altro bronzo di sua madre. Ecco, qui siamo quando nel 1890 viene eletto sindaco per la prima volta. E a questo punto lui dona lui la somma di denaro per la costituzione della parrocchia di Pielungo, perché vi ho detto che Pielungo era una frazione molto giovane e quindi il prete andava su una o due volte alla settimana da Anduins. Lui mette i soldi e crea la parrocchia di Pielungo. Altra cosa, naturalmente si è trasferito in pianta stabile giù al comune di Vito D'Asio, proprio a Pielungo, e altra cosa, progetta gli acquedotti per i paesi del comune. Acquedotti non portando l'acqua in casa, ma bensì sulle piazze, perché allora ogni paese cercava dove aveva la sorgente vicina e andava a prendere l'acqua sulla sorgente. Lui cosa fa? Vedete, qui c'è la signora col famoso winch che avevano le nostre nonne, prende l'acqua e la porta a casa
i chialdeschi con i vasi che c'erano di rame. Qui vedete, questo è uno dei progetti, qui siamo nella frazione di Anduin, è uno dei pozzi portati in piazza. Questo è uno su Anduin Salta, lui porterà l'acqua a Anduin, Sacelante e a Pielugo. Poi istituisce in qualche posto i lavatoi, dove le donne possono anche andarsi a lavare i panni, quindi anche i lavatoi. Questa è una stazione di presa rimodernata sul suo acquedotto. Nel frattempo cosa fa? Lui ha comprato quella casa che avete visto, la sua casa, nel borgo del Quelderè c'erano 7 case, le ha unite e ha fatto una villa padronale, una villa che dopo vedrete la foto. E un po' alla volta ha cominciato a comprare tutti i terreni intorno a questa villa. Allora comprava i terreni e dava i soldi ai proprietari e in più comprava loro dei terreni nella bassa friulana, attorno a San Vito e Udine. Laggiù ci sono molti proprietari terrieri spostati dal conte Cecconi. E intanto si era fatta una foresta che pensate che è la seconda più grande di tutto il Friuli. La prima è il Piancavallo, la seconda è la foresta Cecconi. E dopo aver acquistato questi terreni ha messo a dimora 2 milioni di piante. Qui vedete le donne dell'epoca con le picozze che andavano a piantare le piantine. 2 milioni, lui in ogni cantiere che andava, tutte le essenze che trovava in un clima vicino a Pielugo, le portava a Pielugo e le trapiantava. Quindi anche questa, le modalità che cui ha portato avanti queste operazioni, sono state dopo investite in altre parti del Friuli. Come sindaco ha modificato i confini del comune, che era una cosa difficilissima, anche perché molte delle frazioni, delle singole frazioni, anche perché c'erano di mezzo i preti. Quando tu gli spostavi un gruppo di persone in un paese, venivano a mancare le offerte di quel paese. E quindi lui, per tenere buoni i parroci, metteva il denaro a lui. Quindi questa è la commissione comunale che decreta lo spostamento, qui sono alcuni dei suoi colleghi, di alcune cose. Ecco, questa è la villa padronale che ha fatto Cecconi. Ha acquistato tutte le case che erano vicino alla sua e ha costruito quella che vi dicevo, la villa padronale. La vedete qua sulla mia sinistra, tutto quei tetti che vedete sono per le persone che gestiscono la foresta e la villa. 120 persone per gestire villa e foresta, che la gran parte abitano lì. Quei muri che vedete davanti alla villa sono tutti terrapieni, che sono i frutteti del conte. Da una parte c'erano le pere, le mele, eccetera, sempre quelle essenze portate da tutta l'Europa. Sulla destra vedete la chiesetta di San Giacomo, tutta affrescata, dedicata a lui. E in più c'era una grande serra. Ecco, questo è Cecconi fuori della casa padronale, che ha la grande fontana, che la trovate ancora a Pielugo. Questa ancora, siamo nel momento che è ancora a casa. E qui cosa succede? Quando lui finisce la strada Regina Margherita, naturalmente lui è un abile politico, cosa fa? Ci tiene molto alla nobiltà, è molto colpito dalla nobiltà. E quindi dedica la strada che ha appena fatto alla Regina Margherita. Dovete sapere che per l'epoca quella strada era un'opera grandiosa, proprio di grandi dimensioni. Quindi pensate che la regina avrebbe dovuto venire all'inaugurazione, ma non venne perché era precedentemente invitata alla Fiera del Levante di Bari. Quindi abbiamo i telegrammi che si scambiarono, gli auguri eccetera, mandati fra di loro. Però la regina, quando questo Cecconi gli dedica questa strada, va dal re e gli dice: guarda, devi fare qualcosa per questo friulano. E il re cosa fa? Prende il titolo di nobile di Monte Cecconi e lo trasforma in conte, titolo trasmissibile ai figli, ai primi figli, cioè non ai successivi. E quindi lui diventa automaticamente conte. Questa roba non è che lo fa sentire inorgoglisce, prende, toglie via tutto il tetto della casa colonica e la trasforma in un castello. Eccolo qua.
Qui vedete Castello Ceconi, questa è una foto del 1916, quindi 6 anni dopo la morte del conte. Tutto questo avviene nell'arco di 8 anni, questa trasformazione. Vedete i giardini, tutto occupato da queste, ecco qua, qui avete, qui siamo già avanti, siamo già a metà degli anni 40, poi il castello, vi dico molto velocemente, avrà una vicenda molto alterne, perché arriveranno i partigiani, siamo in piena seconda guerra mondiale, saranno i partigiani dell'Osopo, credo che alcuni di voi conoscano la differenziazione, erano quelli che, c'erano i garibaldini che erano i comunisti e l'Osopo, scusate, che erano, rappresentavano tutti gli altri partiti. E l'Osopo si fondò proprio nel Castello Ceconi. Loro pensavano di essere lontani da occhi indiscreti, solo che i tedeschi avevano il comando a Spilimbergo, quando lo vennero a sapere, vennero su e dettero fuoco al castello. E quindi il castello subì molti danni. Ma la moglie e le figlie di Ceconi erano già andate via, perché la moglie e le figlie di Ceconi durante il ventennio avevano delle simpatie fasciste. Le figlie facevano le colonie per le bambine, quelle cose lì. Arrivati i partigiani, queste subirono alcuni, cioè andarono in contrasto, ecco, di rapporti, e loro andarono via lasciando il castello. Il castello venne bruciato, poi gli eredi dei Ceconi lo vendettero e in parte donarono alla regione, non più al comune, per questo rapporto non privilegiato con i partigiani. Qui siamo, vedete ancora il castello in buone condizioni, è messo abbastanza. Ecco, qui dall'alto si vede la parte delle scuderie con i vigneti, quindi questa, veramente questo conglomerato assieme. Cosa succede? Che Ceconi, in uno slancio particolare, volle imprimere sulla facciata del castello tutte quelle cose che gli erano care nella vita. Quindi quello che vedete qui era lo scultore che andava a corte a Vienna, Alfonso Canciani, naturalmente lo conosceva benissimo, a cui gli commissionò le statue dei quattro più grandi letterati italiani, quindi Dante, Ariosto, Petrarca e ancora uno. Eccoli qua. Sono ancora adesso sul castello. Sul castello. In più chiamò il pittore Barazzutti, una famosa famiglia di pittori di corte di Gemona, a rinfrescare, vedete, le icone sopra le finestre. E lì mise dentro Stephenson, l'inventore della locomotiva. Poi mise dentro Alessandro Volta, un inventore. Poi mise dentro Vittoria Colonna, che era una delle nobili più nominate, Irene di Spilimbergo, che era all'epoca veramente una cosa rara. Tutti questi avvenimenti li trovate ancora oggi, se venite più a lungo, in bella mostra sul castello. Qui invece era la chiesetta dedicata a San Giacomo, tutta affrescata, che è stata demolita a causa del terremoto. All'interno del castello c'è pochissima cosa che ricorda il conte. Questo è uno dei bagni che era stato così. Guardate la vasca, è un pezzo unico, e ci sono 9 tipi di piastrelle dentro, e più alle pareti ci sono degli affreschi. Questi sono, per dirvi, solo i bagni di 2 piani, che sono ancora stati tenuti. Ecco qui, vedete l'affresco che c'è? Ecco qua, li hanno mantenuti. Questa era una delle fontane che c'è ancora, formata in maniera diversa. Qui sono i danni del terremoto. È stata veramente, la regione non l'ha tenuto nel dovuto modo. È arrivato il terremoto l'ha veramente rovinato. Ecco, vedete la chiesetta prima della demolizione. Qui è Re Umberto e la regina che dedicano a Ceconi qui lo stemma araldico di Ceconi. Bene. Prosegue la sua vita a Pielungo, nel 1894 istituisce la SOMSI, la società operaia, per aiutare quegli operai che sono in difficoltà economiche. Naturalmente mette un fondo sostanzioso in cui non avranno pensieri per anni all'interno della società operaia, 1894. Qui sono gli iscritti alla SOMSI,
Vedete, chi poteva dire di no alla richiesta di Cecconi? Intanto prende, prende e fa dei lavori al porto di Cagliari, va giù con questa draga e pulisce il porto di Cagliari. Allora qui un altro piccolo aneddoto, il figlio più grande, quello che avete visto Angelo, ingegnere d'arte, va giù e si innamora della Sardegna. Sardegna è stupenda, lui compra l'azienda dei Conti Orru, che è a Semini, vicino a Cagliari, una grande azienda, e allora lì c'era solo la pastorizia con i nuraghi, proprio una cosa poverissima. Lui la trasforma in un'azienda agricola di grandi livelli. Vedrete più avanti che anche il conte farà le stesse procedure, e lui porta queste innovazioni nell'agricoltura giù in Sardegna. Farà talmente bene che quando muore nel 1944 la gente di Assemini non vuole che venga portato a Piedumbo, e quindi il conte Mario Cecconi, per chi di voi va a Assemini, lo trova sepolto nel cimitero di Assemini. Qui è l'unica foto che abbiamo trovato, che era in vendita su internet, è la draga Cecconi che pulisce il porto di Cagliari. Questo è Mario Cecconi ormai anziano, e qui sono i suoi coloni in questa famosa azienda che vi dicevo, giù a Semini. Intanto il conte cosa fa? Sul rio Foce, un rio molto molto grande, a Piedumbo, costruisce il ponte. Ecco, costruisce il ponte sul progetto di quel ponte, mi pare di Salcano, che aveva fatto a Gorizia. Qui sulla sinistra vedete il ponte sul rio Foce a Piedumbo, sulla destra il ponte, il progetto del il ponte di Salcano. Allora è sindaco. Il sindaco, a cui lo controstano ferocemente, non pensate, perché ha dovuto dare le dimissioni, quindi no. Cosa succede? Al tempo il municipio era nella frazione di Vito D'Asio, da cui prende il comune. Il comune di Vito D'Asio ha 5 frazioni, cioè a Fondovalle c'è Casiaco, dopo 3 km si trova Anduins, che è centrale. 3 km verso sinistra c'è Vito D'Asio, 11 km c'è Piedumbo, 15 km c'è San Francesco. Quindi la gente di Piedumbo e San Francesco, quando facevano 15 km per arrivare a Duis, ne avevano ancora 3 per arrivare a Vito D'Asio. E il conte dice, no, non è possibile. Facciamo in zona centrale e quindi spostiamo il municipio ad Anduins. Però non crediate che sia stata una cosa semplice. Ci sono dovuti 12 carabinieri bloccare il paese per portare giù tutte le carte da Vito D'Asio a noi. Il conte a sue spese ha costruito il municipio, che lo vedete nel tondo, appena fatto, e viene portato ad Anduins. Il conte in quel momento lì non è sindaco, però c'è tutta la sua potenza politica. Ecco, quello di fronte è l'albergo La Posta, quello in fianco è il nuovo municipio, modernissimo, che verrà distrutto dal terremoto del 76. Quindi l'anomalia che dura ancora adesso, che molti quando vengono al comune di Vito D'Asio finiscono fino alla frazione e chiedono di un municipio che non c'è, è dovuta al conte Cecconi. Naturalmente, per tenere buoni quelli di Vito D'Asio, hanno lasciato il nome al municipio, al comune di Vito D'Asio. 1900, con delibera consiliare, viene rieletto sindaco. Oh, ricordate una cosa, quello che vi ho detto all'inizio, lui è sempre Apolide. Però quando c'è un conto in banca di simili dimensioni, nessuno chiede il certificato elettorale. Quindi viene rieletto sindaco. Ecco, lui aveva la passione, dall'inizio ve l'ho detto, per la scuola. Cosa fa? Prende i 150.000 lire che gli ha dato lo Stato e costruisce 8 edifici scolastici, 7 per tra elementari e elementari superiori, erano le scuole dell'epoca, e una scuola per capimastri che durerà fino al secondo dopoguerra. Perché? Perché lui andrà a cercare i migliori professori che ci sono in giro, metterà in banca i soldi per gli stipendi di questo, e vicino alle scuole costruirà le case. Qui c'è l'elenco delle frazioni che le fa. Ecco, quello che è importante da vedere,
che vi prego di osservare è la dimensione. Vedete? Quella che vedete sopra è la dimensione della scuola. Siamo su tre piani, sono edifici enormi. Sotto vedete la scuola di capimastri che insegnano ai ragazzi, e quella che in parte è il diploma rilasciato a un ragazzo di Antuins che andava per tutto il mondo. Questa è un'altra delle scuole, un'altra frazione, la frazione di Vito D'Asio. Questa è stata distrutta dal terremoto, questa nella frazione di Casianco, anche questa distrutta dal terremoto. Questa è la stazione, la scuola per una frazione di Vito D'Asio, che all'epoca, guardate quanti bambini aveva, ma una borgata di Vito D'Asio. Questa è un'altra scuola, guardate anche in questa le dimensioni, che era a San Francesco. Naturalmente, oltre a tutto quello che vi ho detto, tutti gli arredi, tutte quelle scuole. Qui vedete una parte degli arredi che erano all'interno, quindi banchi, quadri, tutto quanto, lavagne, tavoli, era tutto fornito dal Conte. Altra cosa che lascia impressione, fino allora non c'erano ponti sul Tagliamento e quindi il Consiglio Provinciale, sapendo il suo valore, gli chiede di progettare un ponte, di fare un ponte sul Tagliamento. A Pinzano, per qualcuno di voi che conosce la zona, Pinzano è il punto più stretto tra le due sponde del Tagliamento. Cecconi fa questo progetto, lo vedete, cosa succede? Che si innesca una guerra tra San Daniele e Spilimbergo. Perché? Perché Spilimbergo aveva paura che facendo questo ponte tutti i commerci che dovevano passare da lui sarebbero deviati per San Daniele. Pertanto iniziò una guerra veramente forte e il ponte del Conte saltò. Qui siamo nel 1901, poi il ponte di Pinzano verrà dato a un'altra ditta, alla ditta Odorico, un impresario di Sequals, nel 1905. Naturalmente Cecconi aveva previsto che il pagamento, il ponte costava 600.000 lire e il pedaggio pagato col pedaggio di 30 anni. 30 anni si pagava il pedaggio e si risolveva il discorso della... La cosa non andò a buon fine. Nel frattempo a Salisburgo costruì questo edificio che era una banca. Tra il 1901 e il 1904 istituisce gli uffici postali di Pielungo, Antuins e Casianco e l'apertura del servizio telegrafico ad Antuins. In quell'epoca in cui le comunicazioni si facevano col cavallo e col calesse, avere queste cose qui in montagna, vi posso garantire, era veramente avere l'Eldorado. Bene, allora cosa succede? Che lui ormai ha aperto la strada per Pielungo. Pielungo si è così un po' ha vissuto questo progresso e comincia a snobarlo un po', sì, no, non ufficialmente perché lui è sempre una potenza. Allora succede che decidono di costruire la chiesa, dopo ve la faccio vedere, c'è una chiesa piccola, ormai Pielungo si raggiunge comodamente con la carrozza e i cavalli, e si decide, ma lui la progetta, inizia i lavori, quando gli fanno capire così che non è più indispensabile. E lui era una persona, sapete, i grandi personaggi, è come una medaglia, ha due facce. La faccia che è oscura non è che sia molto, è abbastanza dura. Lui si ritira nel suo castello e abbandona la cosa. Intanto tornano gli austriaci e gli propongono un progetto come quello dell'Alber. Vi ricordate il progetto, i tempi di finire, eccetera. Questo progetto è un altro tunnel che allora si chiama, in Slovenia allora si chiamava Feistritz, adesso si chiama Božini, la località è poco più in giù del lago di Bled, è un tunnel leggermente più corto però con molti più problemi. E Cecconi soprattutto non avrebbe voglia di farlo anche per un discorso di età, ma visto che ce l'ha su con quelli di Pielungo dice va bene, accetto la sfida. Naturalmente lo finisce
in brevissimo tempo, molto tempo in meno, però qui le cronache non parlano di grandi cifre, che naturalmente con degli utili molto importanti. E qui ci ha lasciato perché c'erano diversi ormai suoi dirigenti che hanno fatto gli album fotografici. Lui è il primo, vedete quell'uomo col berretto con la barba, è sempre in mezzo agli operai. Qui stanno attendendo che entra un turno di lavoro, lo vedete qui sulla mia destra, credo sia probabilmente la vostra sinistra. Qui sono le cartoline dell'epoca che parlano dei lavori. Qui come si lavorava dentro, vi dà l'idea, erano lavori, anche ancora adesso sono lavori abbastanza difficili. Ecco, queste sono sempre cartoline dell'epoca, le armature che sono molto più moderne del tempo dell'Albert. Qui vedete ci sono i tubi per respirare, per avere l'aria. Ecco, la particolarità del Cecconi, altra delle cose importanti, che arrivava sul posto e si accattivava la gente del posto. Arrivava prima, acquistava i terreni per fare i cantieri, e nel mettere le baracche, come questa è la baracca dei Fabbri, faceva le scuole, parliamo di scuole in legno, faceva là dove non c'era, non so, un negozio. Cioè, qui a Bosigna gli aveva fatto anche, per esempio, vi farò vedere gli abiti talari al prete in oro, che sono ancora conservati in una teca. Qui questo è uno, alla fine dei lavori c'era per le personalità la medaglia d'oro con la riproduzione del tunnel, e giù a scalare fino agli operai dava la medaglia in bronzo. E poi c'erano queste piccole sculture, ma molto interessanti, come potete vedere. Questa è la squadra di operai che era di San Giorgio della Richimbelda. Ormai, continuando sempre quei lavori, con i famosi 16.000, lui li chiamava in ogni parte del Friuli. Questi erano quelli di San Giorgio, però c'erano gli scarpellini di tramonti, oltre a quelli naturalmente di Vito d'Asino in Perù. Quindi ce n'erano di ogni parte. Guardate, questi erano un po' mescolati. Ecco, questo è lui ed è qui il primo per terra qua. E vicino c'è il suo cane, Bodan. Bodan che è sempre con lui. Come vedete nelle foto, anche questo è quello in piedi vicino a quello che ha il bastone. È sempre accanto ai suoi operai. E non è che abbia particolari segni. Questo qui è quello col cappello. Il secondo partendo da, ormai forse avete conosciuto, la fisonomia, anche qui è insieme agli operai. Eccolo qui, con un ragazzino, seduto accanto al ragazzino. Qui ecco le autorità austriache venute a controllare i lavori. Ecco, qui è l'inaugurazione. Allora succede anche un altro fatto. Mentre è a Bosini, che fa questi lavori, a Pierlungo ha ripreso a lavorare per la chiesa, ma si accorgono che non sono sufficienti le forze economiche. Si trovano attorno al parroco e decidono di andare da Cecconi a chiedergli che torni a metter mano per finire i lavori. Vanno via e col parroco, questo parroco è in molte vicende in questo tempo del Cecconi, è in mezzo a fare da pacere o a trattare. Vanno via, Cecconi naturalmente li ascolta e dice: bene, io sono d'accordo, io vengo e sistemo tutto, però ogni capo famiglia di Pierlungo firma una cambiale per arrivare alla cifra che io metto fuori. Sono arrestati, però questo o niente. Naturalmente hanno eseguito questa cosa. Cecconi torna, finisce, completa la chiesa di tutti gli arredi, poi il giorno dell'inaugurazione brucia tutte le cambiali in piazza. Cioè, era abbastanza duro, duro. Ecco, questi sono i paramenti in oro che se voi andate a Bosini li trovate nella chiesa di Bosini, trovate questi donati da Cecconi. Nel 1900 cosa fa? Vuole dedicarsi all'agricoltura. L'agricoltura adesso, allora, era abbastanza povera, si andava in malga in mezzo al prato. Lui compra 4 malghe a Pierlungo, nella montagna di fronte a Pierlungo. Tutte, attualmente i resti di queste, sono sul territorio di Clauzetto. E in una montagna unica, che è Monte Roscia, lui a varie altezze
costruisce queste malghe. Ecco, questo è il Monte Rosa, quello che vedete, e a varie altezze, salendo verso la cima, ci sono queste malghe. Adesso, questa è la malga Battistin, che a un certo livello l'hanno recuperata e adesso è diventato mezzo rifugio. Questa è la malga Albarein, che è restata ancora i ruderi del Conte. E questa è la Iovet, e anche questa è stata recuperata in parte. E questa era Rosa, che era la punta di questa montagna, vedete che ci sono solo i resti. Poi, vicino, calando in bassa Val d'Arzino, compra anche la malga su Monte Pala e trasforma questa in una pubblicazione agricola del Novecento. Vi fa vedere a 1200 metri proprio la trasformazione in una piccola azienda agricola. Pensate che c'è il posto dove fare il formaggio, dove tenere il maiale, con l'acqua piovana perché non c'è acqua. Quindi un'autentica rivoluzione dell'agricoltura. Di questi teoremi qui li porterà Mario giù ad Assimini, porterà queste nuove idee. Questa, pensate, è la malga di Pala. Quindi pensate, quello che mi piacerebbe che fotografaste è la dimensione, portare questo a 1200 metri, una cosa fantastica. Questa è del 2000, che hanno riprovato a portare sulle mucche. Questa anche nella valle di Preone, che è al comune di Preone, dove nasce l'Arzino, tentò di mettere su una malga. Non riuscì perché gli dettero indicazioni sbagliate sui terreni. Erano terreni umidi in cui non era possibile e quindi non andò a buon fine il progetto. Naturalmente in questi 10 anni, dal 900 al 910, il castello di Pielungo era diventata una sede a livello regionale. Però quando parliamo di quei tempi possiamo parlare quasi di un livello nazionale. E lì la rivista del CAI di allora, che era veramente una cosa eccezionale, che si chiamava In Alto, tutte le gite che organizzava attraverso il nuovo ponte di Pinzano, nuova opera faraonica, si fermavano al castello Cecconi. Lassù naturalmente, quando arrivavano questi, che erano i notabili di Udine, del Friuli, trovavano la tavola imbandita al castello. Quindi erano quasi ogni sabato e domenica, c'erano queste gite sul castello. Ecco, vedete, particolare curioso, abbiamo solo questa, la chiesa piccola, mentre viene costruita quella grande, resterà attiva, poi una volta finita la grande, verrà demolita la chiesa piccola. Le vedete nelle due, una in quella più piccola, la vedete di profilo, vedete la chiesetta piccola, c'è la grande che viene costruita. Questa sul davanti è veramente, e questi sono i lavori che vi raccontavo sulla chiesa di Cecconi. Nel 1905 viene eletto deputato provinciale di Udine, era un po' come senatore o alla Camera per i tempi che erano. Ricordate sempre il discorso che era Polide, quindi anche in questo caso non solo sindaco ma senatore. Nel periodo costruisce una cooperativa. Cosa fa anche? All'interno di quella cooperativa batte moneta, cioè i soci di questa cooperativa usavano quelle monete che vedete lì, battute, fatte battere dal Conte Cecconi. Qui c'è l'elenco di chi lasciava la roba che comprava e c'era anche la cooperativa. Vi ho detto che nel 1905, 1906 viene inaugurato il Ponte di Pinzano, il prima opera in Italia di cemento armato. Infatti il telaio era in ferro armato e è stato gettato dentro il cemento. Bene, Cecconi capisce immediatamente che il cemento è un materiale moderno e funzionale. Fino allora avevano fatto tutto con la calce. Cosa fa? Prende, costruisce un edificio, che vedete i resti, che sono da poco fotografati, per fare una fabbrica di cemento in località Majorac Anduins, Paolo tu sai dov'è, e giù vicino al torrente Arzino costruisce una galleria, eccola qua, per convogliare l'acqua dell'Arzino e far girare le turbine per costruire il cemento. C'è una grande diffusione di questa roba. Cosa succede? Che i comuni di Tramonti e di Frisacco, che sono due valli più in là della Val d'Arzino, c'è la Val d'Arzino,
la Valcosa, poi c'è la Valtramontina, hanno i diritti medievali per la fruitazione del legname sull'Arzino. Questi comuni dicono, no, se Cecconi fa queste opere sull'Arzino e un domani riprendiamo la fruitazione del legname, queste opere bloccano tutto. Pertanto, via in tribunale. La causa andrà avanti fino al 1909, alla fine Cecconi muore nel 10. Il tribunale dà ragione a Cecconi. Voi pensate, per la nostra zona, per il Friuli, avere la prima fabbrica che produceva il cemento. Naturalmente Cecconi compra varie colline intorno alle varie frazioni del comune, là dove gli hanno detto che quel materiale è il più adatto per fare cemento. Difatti, adesso vedete delle proprietà di Cecconi, quindi della regione o di chi ha comprato il castello, in varie parti. Sono tutti posti che dovevano servire per la fabbrica di cemento. 1910 istituisce, l'anno in cui dopo morirà, la società di tiro a segno nazionale e fa il campo di tiro a segno, che per molti anni è stato un campo donato all'esercito, che dopo l'esercito non l'ha più utilizzato e adesso mi pare che è della regione. Questa è una sottoscrizione che Cecconi fa a uno dei suoi dipendenti per dire, guardate, di Pielungo, lui ha lavorato con me, è un bravo operaio. Ecco, qui termina la storia e inizia la leggenda. Siamo il 18 luglio 1910. Cecconi ha un tumore allo stomaco, muore in un albergo di Udine e ecco qui c'è il santino, qui c'è la carrozza che arriva da... Allora, col treno è stato portato da Udine a San Daniele, da San Daniele è montato su quella carrozza e l'ha portato fino a Pielungo. E pensate che in ogni comune che passava la carrozza c'era il prete che si fermava a benedire la salma e la gente piena, la piazza con la gente che aspettava il feretro, per tutta la strada fino a Pielungo. Questo è il funerale in piazza, questa è la tomba oggi, questo è il sarcofago, vedete c'è lui e l'ultima moglie. Qui dentro sono sepolti il padre, la madre, il figlio suicida e una delle figlie, la figlia restata nubile. Qui siamo nel 1960, che si ricorda la morte, vedete c'è il sindaco di Vito D'Asio, c'è il senatore Ludovico Zanini, che è quello che ha fatto un libro che se non so se qualcuno di voi conosce, ve lo consiglio perché è molto molto bello, c'è anche in biblioteca, Friuli Migrante, che ha preso le figure, le prime biografie dei grandi friulani delle emigrazioni, in cui è la prima biografia scritta su Cecconi, molto molto bello. C'è il figlio Mario, il vescovo e c'è la contessina. Ecco, vi dicevo prima che ho preso le frasi in giro, il prete, quel famoso Don Cozzi che era andato a chiedere che il conte tornasse, nel scrivere nel registro dei morti della parrocchia, alla fine scrisse: la sua vita sembrerà ai posteri più leggenda che storia. Questo, se andate nella canonica di Pielungo, lo trovate scritto da Don Cozzi al funerale del conte. Pielungo oggi, dunque, quando vi ho detto è arrivato il terremoto, è intervenuta la regione, non è che abbia fatto un gran lavoro sul castello, così l'hanno messo in vendita. Nel 2009 è stato acquistato dalla Grafi Studio, che vedete lo stabilimento. La Grafi Studio è una grande azienda che ha lo stabilimento ad Arba di Maniago, sulla strada di Maniago. Loro fanno esclusivamente album matrimoniali sul digitale. Parliamo del mondo, 200, adesso sono 190 dipendenti, quasi tutte donne, molto importante. E loro hanno collegamenti con tutto il mondo. Allora cosa succede? Nel 2008 e 2009 hanno partecipato alla fiera del loro settore a New York e hanno portato via una gigantografia del castello Cecconi fotografata.
gli americani vanno pazzi per i castelli, non importa che date hanno, e si sono accorti che gli americani erano più in coda davanti alle gigantografie del castello che non agli album che avevano messo in mostra. Questo gli ha fatto pensare e pertanto hanno fatto un grandissimo investimento. Pensate, hanno investito intanto 1,5 milioni di euro per acquistarlo dalla regione. Poi con 3,5 milioni praticamente l'hanno ribaltato completamente e hanno fatto il marchio della ditta. Quindi adesso, se voi andate su internet e mettete Graphi Studio Arba, vi fanno vedere delle foto, perché lavorano i più grandi fotografi del mondo. Lavorano in maniera ecco, questa è la copertina del nostro periodico, che ce lo sponsorizzano, vedete che è raffigurato il castello. Ecco, questo è il castello, l'entrata del castello adesso, quello che è il castello adesso. Ecco, vedete, questa praticamente fanno degli eventi, diciamo, mondiali, non eventi aperti a tutto, a tutti, però convegni con i più grandi fotografi. E questo è quello che trovate. Ecco, la popolazione di Pielungo, poco tempo fa, perché l'abbiamo inaugurata, credo, quest'anno, ha voluto dedicare qualcosa al Conte, perché ci siamo accorti che c'è un discorso molto, molto brutto di dimenticanza di questa persona, che ha fatto tanto, non solo per noi. Vi ho potuto inquadrare solo una piccola parte, perché c'è tantissimo ancora, però per darvi un'idea generale. Allora, la Prolocco di Pielungo ha commissionato un giovane architetto di Porcia questa scultura sul Conte Ceccone. Vedete? L'abbiamo messa sulla provinciale che passa sotto Pielungo, e già adesso si fermano moltissimi a farsi i selfie. Qui è l'architetto che sta scolpendo e di qua c'è il Ceccone. Qui c'è il giorno dell'inaugurazione, vi dicevo 2011, quindi quest'anno, e questa è l'ultima cosa che voglio dirvi, che secondo me ci fa un pochino, solo un pochino vergognare noi di Vito d'Asio, perché quando sono stato eletto sindaco nel 2012, alla fine del 2012, mi arriva un invito da Bogini, il famoso posto dove il Ceccone aveva fatto l'ultimo tunnel. Mi arriva questo invito a partecipare a un evento sul Ceccone. Ho detto, andiamo a vedere. Andiamo giù e vedo che c'è un parco immenso al centro della città dedicato a Ceccone. In sloveno ho scritto Ceccone. Vado dentro e vedo quello che vedete lì, coperto con una coperta. Arriva il vice sindaco, mi dà la mano e mi batte la mano sulla spalla. E fa tutto, non era ancora arrivato l'interprete. E dico, oh, boh, c'è qualcosa, non so cosa posso aver fatto di cose bene, perché questo mi fa delle congratulazioni. Arriva l'interprete e dopo mi spiega, intanto mi dice, ti ho chiamato perché c'è questa scultura che oggi inauguriamo. Poi ci sediamo, io, l'interprete, lui, e dico, ma come mai? Io, se vado a dire ai ragazzini di Anduiso, chi è Ceccone, quasi non lo sanno. E no, ma quando è venuto qui Ceccone, al di là di aver fatto i paramenti che avete visto, al di là che ha fatto la dote alla figlia del sagrestano, lui ha comprato tutti i terreni qui, ha messo sui cantieri. Quando è andato via, ci ha chiamati, ha detto, guardate, io vi lascio tutto, quindi questi prefabbricati in legno, però se mi ascoltate bene, li trasformate, qui vi viene molta neve e sfruttate il discorso della neve e quindi vi trasformate un turismo di un certo tipo. L'abbiamo ascoltato e tutto il nostro benessere attuale è da questa persona. Per noi è il nostro padre. No, mi sono cadute veramente, veramente le braccia, perché ho detto, la riconoscenza dopo più di 100 anni, ancora adesso, avevano già fatto il parco, quindi non è che fosse servita nella mentalità nostra anche la scultura, no. Poi quando mi ha dato la scultura in gesso, che era il bozzetto, nel darmela, come un po' in certi film viene, mi bacia la russa, così ho detto,
era il primo, la prima uscita da sindaco, se si comincia così andrà bene. Solo per dirvi quello che è la riconoscenza della RAD di un popolo che è abbastanza a distanza da noi. Eppure, e anche se andate in certi posti dell'albero dove è stato, se parlate di cecconi vi dicono effettivamente che c'è. E per noi, per aver visto questa roba, che vi dico è una piccola parte perché il tempo è quello che è, per me è il più grande friulano per quello che ha dato agli altri, per quello che ha dato agli altri. E quindi noi siamo fortemente orgogliosi di lui e di, portare, di farlo conoscere. È quello che vorrei dirvi: quando tornate in Friuli, fate un salto a Pielungo, al castello, a vedere, perché lo merita veramente, lo merita da tutti. Grazie. Grazie sindaco per un bellissimo racconto di un personaggio unico, direi unico anche perché ha saputo coniugare, sentendo le sue parole, l'aspetto della sicurezza, ecologico, umano, a quello dell'impresa, quindi veramente interessante come racconto e come ritratto. Allora, in quella meravigliosa biblioteca che avete, sì, io lascio una parte di cuore qua, perché bene, ha detto che è quasi tutta sul friulano. Tutto Friuli, tutto Friuli. Vi lascio questo libro, è stato edito, è stato possibile stamparlo dalla Graphic Studio, la ditta che ha acquistato il castello, che come vi dicevo stampa, in cui c'è un po' tutta l'epopea del Cecconi, con molte più foto di quelle che avete visto. Quindi, se qualcuno vuole approfondire questo argomento, troverete questo libro. Ringrazio, sì, libro. Veramente grazie. Però vorrei lasciare anch'io un piccolo omaggio in ricordo di questa giornata. Lascio al sindaco il Vito D'Asio, una nostra incisione del nostro socio architetto Bertossi. Grazie, doppiamente grazie. Ma anche al sindaco. Rappresenta Marco Aurelio, messaggero di pace, che dal Campidoglio va sia a destra che a sinistra in giro per il mondo per portare un messaggio di pace. Quindi poi è stata una bella veramente storia. Complimenti all'artista e mi sono veramente molto gradito. Bertossi, grazie a te. Grazie, grazie a tutti. Di pazienza prima di passare alla parte conviviale. Io invito il presidente dei Triestini Goliziani qui, che vi inviterà a un prossimo evento per giovedì 14 e vi spiegherà dove e come. Siete invitati, lì abbiamo il cartoncino di invito per chi sarà interessato e lascio la parola al presidente Sancina. Caro Francesco, grazie, grazie per l'ospitalità. È stato veramente molto bello ascoltarvi e avete anche parlato di Trieste. Anche questo mi ha confortato. Avete parlato di un grandissimo personaggio. Grazie. Niente, io invece vi parlo di quello che abbiamo messo in programma per giovedì prossimo, ore 17, Piazza Colonna, sede della Regione Friuli Venezia Giulia, ma al primo piano nei saloni del Principe Ferraioli. Noi ospiteremo i due sindaci di Gorizia e Nova Gorica. Perché? Perché Gorizia e Nova Gorica sono state nominate città della cultura europea 2025. Ci sarà anche un rappresentante
rappresentante dell'ambasciata slovena, qualche senatore forse, vediamo chi vorrà venire, ma proprio perché, ecco, parliamo di cultura, non parliamo di muri, non parliamo di vecchie storie, parliamo di pace, parliamo di arte. Quindi vi aspetto chi? Tutti quanti, e quindi sarà un piacere ascoltare queste persone che ci illustreranno cose molto interessanti. Grazie per avermi ascoltato. Bene, allora ci spetta l'aspetto conviviale. Vi invito lentamente, senza assembramenti, di portarvi sul terrazzo dove avremo delle cose molto interessanti, sia liquide che solide, anzi semisolide, perché avremo una stupenda polenta che ha delle dimensioni gigantesche, che è pronta per essere gustata. Grazie a tutti voi.